No, guardi, come ho detto ai ragazzi, può sembrare un paradosso. Dopo aver preso 5 gol, dico, io sono soddisfatto di quello che hanno dato i ragazzi, anche se per carità sulla vittoria del Campofranco non c'è niente da dire, ma il nostro campionato sicuramente inizia da domenica prossima. Speravamo di ottenere qualche punticino, ma devo fare i complimenti all'amico Corrado Mutolo perché ho incontrato sicuramente una signora squadra. La Parma va ancora in corsa, quindi per una salvezza senza play-out. No, 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 sarebbe, insomma, siamo convinti di andarci a giocare la salvezza attraverso i play-out, però come dicevo poc'anzi può sembrare un paradosso, ma io sono abbastanza soddisfatto, forse abbiamo intrapreso la strada giusta per poterci salvare, perché questa squadra aveva bisogno un po' di grinta, di carattere, e mi auguro che abbiamo, insomma, anche se veniamo da una sconfitta di 5 gol, però ho visto dei sintomi per cui sono fiducioso. Una bella prestazione della squadra, solo che secondo me certe volte, avete visto, pecchiamo, questa squadra secondo me se non aveva sempre quei 10 minutini che regaliamo agli avversari, forse avevamo qualche punticino in più e qualche posizione in classifica meglio, diciamo. Però abbiamo fatto 5 gol, i ragazzi oggi stavano bene, ci portiamo a casa questi 3 punti e martedì ci rituffiamo di nuovo nel lavoro perché domenica abbiamo un big match a Ribera e vogliamo fare sicuramente bella figura. Ormai siamo lì, abbiamo rosicchiato qualche punta al Camarat, quindi va bene così, però abbiamo sempre, non scordiamo che abbiamo alle spalle sempre la Riviera Marmi e quindi non possiamo abbassare la guardia. Insomma, siamo una squadra che purtroppo ha degli alti e bassi, perché comunque sai, fa sempre male pigliare 3 gol. Insomma, dobbiamo migliorare questo approccio mentale che è quello che un po' durante la stagione, insomma, ci ha distinto in negativo, perché se noi stiamo con la testa in campo, insomma, siamo una squadra che possiamo veramente giocarsela con tutti. Anche oggi l'abbiamo dimostrato, però gli ultimi 20 minuti sì, abbiamo preso 2 gol, insomma, evitabili, anche per una questione di tabellino, perché è squadra che piglia troppi gol, però li prende perché comunque facciamo dei regali, non perché subiamo, e quindi non, sotto questo punto di vista non va bene, insomma. Sono contento per la vittoria, però un po' arrabbiato perché, insomma, una squadra che fa un'ora, insomma, a ritmi intensi e che concede poco e che comunque riesce ad avere il pallone del gioco gli ultimi 20 minuti, soffrire inutilmente, che sai, come sono sempre partite, ma sì, mancava poco, però insomma, una squadra che vuole ambire a certi traguardi deve essere anche, insomma, anche in campo con la testa, sino all'ultimo, dal primo all'ultimo minuto.